Come hai pensato a prendere quella? No, perché l'ha girata subito, meno male me l'ho trovata lì, un pizzico di fortuna l'ho avuto. Sì. Finalmente abbiamo migliorato la serie, intanto la serie Bravo. estremamente negativa perché si perdeva il basta. Poi c'è stata questa novità degli spalti con tutto di genere. Che conclusione ne trae? Ma noi, il mio pensiero è ripartire da queste due cose che hai detto tu. Uno, per noi è stato importante in settimana riallacciare il nostro rapporto con la nostra tifoseria, che possono darci tanti punti, perché giocare con loro è diverso. Ci hanno dimostrato veramente affetto, calore e ci sono vicini. E noi da parte della squadra ringraziamo, da parte anche della società, perché hanno fatto qualcosa di straordinario. Dopo ripartiamo da questo punto, bisogna ripartire da questo punto, però siamo consapevoli che per salvarci c'è bisogno di qualcuno che arrivi e ci dia una mano. Penso proprio di sì, penso il presidente con Tore e gli addetti ai lavori si stanno muovendo già sul mercato già in questi giorni. Risultato giusto. Ma il risultato è che secondo me siamo stati un pizzico un po' più sfortunati noi oggi, su due o tre occasioni. Vedi quella di Mucilli che è passata a un centimetro dal piede di, come si chiama, di Accardo. Vedi la parata di piede che ha fatto il secondo portiere loro appena entrato. Insomma, Primo questo è il tempo. primo tempo, ma dopo anche nel primo tempo abbiamo avuto qualche altra occasione. Non siamo stati fortunati. Purtroppo la torre in questo periodo non è baciata la fortuna. È vero che anche noi ci avremo i nostri limiti, però un pizzico di fortuna non ci guasta anche a noi. Ha un po' sorpreso la sostituzione di Mangiapane, Ah, pochi bene, è un giocatore di qualità che sta dando Forse tanto. c'era arrivato anche lui, ma perché fai uscire dal Giappone? Magari il mister voleva un attimino un po' più di copertura a centrocampo, capito? Tutto lì, niente di particolare, in nessun caso. Adesso mercoledì, giovedì, Giovedì giovedì andremo a si va Flaminia. a Civitavecchia, saranno le famiglie. Partita difficile. Sì, per Perché noi. qualcuno, Simonetti, va bene, senz'altro, è stato espulso, no? No, chi è Perché? stato espulso Pocini, è stato così li espulso. può, Ah, perdiamo il Pocini, difensore centrale, siamo punti a capo. Per doppia ammonizione. Non No, 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 doppio giallo, doppio secondo me. giallo e non Perché era da neanche lui, arbitro, a neanche lui. metro c'è solo un doppio giallo. Il Quindi si era giallo si è sbagliato l'arbitro, chi ha fatto Ammonito, che la stava reazione è contestando. Andreolo, non era Posillipo. Sì, Francesco, difficoltà di questa partita? Ma Loro erano quasi tutti under. no, ma secondo me l'unica cosa che posso rimproverare, che ci possiamo rimproverare, è che siamo partiti un po' contratti. Voi perché la prima partita davanti ai tifosi, voi perché volevamo a tutti i costi 3 punti. E questo ci ha fatto sì che noi siamo partiti un po' contratti. Pian piano abbiamo preso campo. Secondo tempo penso che c'è stata quasi una sola squadra in campo, viste le occasioni che abbiamo avute, anche se la maggior parte su palle inattive, però siamo stati quasi sempre nella loro metà campo. Volevamo vincere a tutti i costi, non ci siamo riusciti, la cosa importante è che abbiamo mosso la classifica, guardare il bicchiere mezzo pieno. E da qui in avanti possiamo solo rimboccarci le maniche e iniziare a fare sempre più risultati utili possibili consecutivi. La nostra speranza è quella di proseguire già da giovedì, che abbiamo una partita difficilissima a Flaminia, e poi nelle partite prossime di cercare sempre di portare a casa qualche risultato utile consecutivo. Secondo te è un bene tornare subito in campo in questa situazione, in questo momento? Sì, anche perché noi vogliamo, siamo una squadra che, una squadra, credo, siamo una squadra giovane. Ed ha voglia di dimostrare. Adesso che siamo riusciti ad avere il supporto dei nostri tifosi, non vediamo l'ora di giocare giovedì e di rigiocare domenica in casa per riscattarci subito da questo mezzo passo falso, tra virgolette, anche se per noi questo è un punto di partenza.
già un piccolo passo avanti. Certo. Senti, la presenza dei tifosi? Ma... Che non li avrà dato per sole, anzi, erano anche pochi. Vero, vero. No, per me è stata un'emozione bellissima. Adesso posso dire a tutti gli effetti di aver giocato a Sassari. Sono state encomiabili, sono la nostra arma in più e spero che domenica dopo domenica, attraverso le nostre prestazioni, potremo convincere sempre più gente. Il nostro auspicio è questo. Io voglio fare un ringraziamento a questi tifosi perché oggi sono stati veramente meravigliosi e spero che questo sia anche per loro un punto di partenza. Voglio dire una cosa per quanto concerne il settore rinforzi. Voglio dire, chi arriverà a Sassari, ex, non ex, la Torre si vive, chi l'ha vissuta sempre, si vive nel bene e nel male, senza progetti. È facile vestire la maglia quando le cose vanno bene e dopo scappare, no? La Torre si deve vivere sempre, se uno ama la maglia, il sangue corre rosso-blu, troppo facile quando siamo primi in classifica venire a Sassari. Questo sia chiaro a tutti, chi arriverà qua, chi metterà piede in quello spogliatoio deve buttare il sangue per questa maglia, ex o no ex. Qua abbiamo bisogno prima di tutto di uomini e soprattutto di grandi giocatori. Questo sia chiaro a tutti, chi verrà qua deve buttare il sangue. Troppo facile tornare a Sassari solo quando le cose vanno bene, così sono buoni tutti. Il sottoscritto a 40 anni ci sta rimettendo la faccia e ce la metterà sempre per la Torre, fino a morire. Questo sia chiaro. Però abbiamo bisogno di giocatori veri, di gente che vuole veramente bene alla Torres, non di falsi innamorati della maglia. Troppo facile, perché voi magari certe cose non le sapete, però è giusto che ogni tanto vengano fuori le cose. Perché già diversi giocatori sono stati contattati, tutti innamorati prima, cuore, sangue rosso-blu, dopo, alla fine, oh vieni, guardaci la possibilità, dai vieni, torna a darci una mano. No, ma ci vogliono i progetti seri, il progetto serio adesso è salvare la Torres. Perché intanto il prossimo anno, se ci sarà sottoscritto, sarà il primo a non fargli tornare a Sassari a qualcuno. Chiaro per tutti. Scusate la mia... Lo sapete che io sono molto diretto.